La bici politana, proprio in queste settimane, in questi giorni, stanno uscendo le classifiche delle città dove si vive meglio in Europa. Sono città che, guarda caso, hanno imboccato prima di noi in Europa le scelte che Rimini sta facendo, sta attuando, non sta dichiarando. Meno cemento, meno consumo del territorio, una mobilità organizzata, il fatto che si possa uscire e andare al lavoro anche non solo con l'auto, ma ad esempio in bicicletta. Ai vertici delle classifiche europee tutte le volte ci stupiamo noi italiani, ma c'è Copenaghen, c'è Amsterdam, ci sono le città del nord Europa. Se vanno in bicicletta loro, facendo degli interventi seri noi, anche in un paese a mollo nel Mediterraneo come l'Italia, in una città in pianura, come Rimini, si può andare in bicicletta. Se lo fanno da altre parti d'Europa, perché no? Quando qualcuno dice, ma tutti in bicicletta, anche chi non può non ce la fa, proprio perché noi vogliamo che sempre più gente vada in bicicletta, io posso andare in bicicletta, questo vuol dire che chi, magari un anziano, non può andare in bicicletta va meglio e trova uno scorrimento migliore. Quindi noi invitiamo la gente che può e deve andare in bicicletta ad andare. Cosa sta succedendo? Una rivoluzione, perché avete visto fila dritto, c'è un grande collegamento da nord a sud, 17 cantieri dalla Rimini Nord della Fiera fino a Miramare, toglieremo semafori e si stanno realizzando delle rotonde. La nuova circonvallazione vede tutti degli svincoli e rotatori, la nuova circonvallazione della Statale 16, a Covignano, Grottarossa, adesso arriverà anche con San Marino, Coriano e Montescudo, delle rotonde con dei passi, dei sottopassi ciclopedonali. Quindi una rivoluzione della mobilità. Dentro la rivoluzione della mobilità, un grande sogno, un anello verde interno, una circonvallazione. Faccio l'esempio: tu abiti al villaggio Primo Maggio, parti dalla nuova scuola del villaggio Primo Maggio, passi sotto la statale 16, arrivi al parco della Cava, al Quinto Peppe, dove c'è il Palacongressi, arrivi all'Arco d'Augusto, sempre in bicicletta, vai giù per Parco Cervi. Passi sopra via Roma, stiamo progettando un soprappasso o un sottopasso ciclopedonale sopra la via Roma, prosegui per il parco, arrivi a Piazzale Kennedy, incontri il lungomare in bicicletta fino al porto, a Piazzale Boscovic, poi da lì risali in bicicletta con la ciclabile il Porto Canale fino al Ponte di Tiberio, poi il Parco Marecchia, poi lungo l'Ausa e incontri in a casa Padulli Grottarossa. Chi abita sotto la Grottarossa può venire in bicicletta passando sotto la Statale 16, dove c'è Casa Pomposa, dove c'era l'aereo del famoso Labora. Quindi un anello verde. Oggi cosa abbiamo presentato? Un altro pezzettino di un anello verde, perché l'anello verde sta camminando. C'è la ciclabile sul lungomare, c'è la ciclabile dall'Arco d'Augusto a Piazzale Kennedy, c'è la ciclabile dentro il Parco Marecchia, c'è già la ciclabile lungo l'Ausa. Ecco, oggi presentiamo in modo strutturato la ciclabile dal Porto Canale, dove a Piazzale Boscovic, dove ce l'ha ancora, fino al ponte di Via Coletti e alla Porta Gagliana, fino all'ingresso della città, Via Ducale, il retro del museo. Un intervento che permetterà di fare una ciclabile in sicurezza su piano rialzato, bidirezionale, con a lato anche i pedoni che possono camminare. Sarà anche un passaggio galleggiante per San Giuliano. Successivamente è previsto anche una piattaforma galleggiante tra le due banchine di fronte al ponte di Tiberio, perché vieni su con la bicicletta e poi puoi entrare nel Borgo San Giuliano passando su una piattaforma galleggiante. Questo fa parte del progetto di riqualificazione dell'invaso del ponte di Tiberio, cioè tutti i pezzi, i progetti di città sono collegati e incastrati. Con questo intervento noi passiamo da 2,3 km a 7,8 km degli assi di penetrazione di ciclabili dentro la città, e l'anello verde passa da 7 km circa attuali a 10,7 km, quindi sempre più una città che si sposta in bicicletta. Questo perché noi vogliamo passare dal 10-11% dell'uso di bicicletta ai prossimi anni al 20-25%. Vogliamo passare da, come dire, abbattere l'uso delle auto per spostamenti interni, 3-4 km, perché se vai in sicurezza in bicicletta stai anche meglio di salute, in modo tale che chi invece deve usare l'auto è chi la usa per necessità. Quelli che non possono, che possono anche non usarla, hanno oggi un sistema integrato di piste ciclabili.